milioni e milioni di euro. A Gubbio chi gioca alla lotteria vince. Così almeno si direbbe. Tra Super Enalotto e Gratta e Vinci, in tanti negli ultimi anni hanno esultato con un biglietto fra le mani. In questa tabaccheria, due settimane fa, un noto imprenditore si è portato a casa 1 milione di euro. C'ero io ho dato questo biglietto da 10 euro, il mega miliardario. Inizialmente credeva di aver vinto 1000 euro, non aveva finito di grattare il resto del biglietto, il resto dei zeri. Piove sul bagnato? Non solo. Tanta gente comune ha rimpinguato il proprio portafoglio con somme che vanno dai 1000 ai 10.000 euro ed è scattata la febbre del gioco. E le giocate sono aumentate molto? Le giocate sono aumentate a livello esponenziale. Neanche noi siamo riusciti a resistere. E inaspettatamente abbiamo vinto. Questo è il biglietto Turista per Sempre, con il quale affossato sono state vinte diverse centinaia di migliaia di euro. La nostra vincita è più modesta, sono 50 euro, però tolte le 5 del biglietto fanno comunque una vincita soddisfacente. Quello che è certo è che le vincite hanno già portato discordia. In 80, a settembre 2011, hanno fatto saltare il banco, 65 milioni di euro con un 6 al Super Enalotto. Ma tra gli autori del sistema vincente non tutti sono rimasti contenti. Non mi hanno pagato ancora le mie due quote. Quindi adesso è in causa? Con... Sono in causa civile e penale contro il bar. E adesso che sta giocando? Adesso sto grattando gratta e vinci per vedere se intanto riesco... Sì, magari riesce a incassare finalmente. Qualcosina. Continuare a giocare, questo insomma è quello che conta. Cogliere l'attimo prima che la ruota giri e la fortuna voli via. Giocava a far la donna.